Amici di Saper Fare, benvenuti in un altro video. Oggi vi farò vedere un difetto di un televisore della Haier, come risolverlo. Alcuni modelli di TV Haier hanno un problema che quando si accendono, vi faccio vedere in diretta, quando accendiamo il televisore, ovviamente la prima cosa che appare su questo modello è il logo. Dopo circa 20 secondi che c'è il logo visualizzato, al posto di apparire ovviamente i programmi TV o il menu di quello che dovrebbe apparire, praticamente si riavvia con un rumore sull'altoparlante. Guardate. Avete visto? Adesso si riaccende di nuovo e farà di nuovo lo stesso problema. Quindi in ripetizione abbiamo sempre questo tipo di difetto e quindi dobbiamo cercare di capire dove risiede questo problema. Ebbene, prima di continuare vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube Saper Fare, attivare la campanellina ovviamente per essere aggiornati e se volete donarci qualcosa fate clic su Super Grazie. Bene, andiamo a vedere qual è il problema. Bene amici, io ho già diciamo, ho rimosso il coperchio posteriore e adesso vi faccio vedere praticamente dove risiede il problema. Vi dico subito che risiede sulla memoria, questa che vedete inquadrata, è una 25Q64. Questa memoria deve essere dissaldata dal circuito stampato, inserita su un programmatore per farla leggere. Dopodiché salviamo i dati della memoria, cerchiamo su internet il file bin aggiornato, glielo carichiamo sulla memoria e risaldiamo il tutto. Dopodiché accendendo il televisore si metterà di nuovo a funzionare. Quindi fate questa operazione per risolvere il problema. Bene, purtroppo non posso farvi vedere tutto l'iter per quanto riguarda appunto non tanto per la dissaldatura, ma per la programmazione della memoria, perché ancora non ho con me il programmatore, sto per ordinarlo, perché di solito non faccio riparazione di TV Color, però per un amico ho dovuto, insomma, così mettermi a disposizione e sto aspettando appunto di che arrivi il programmatore per poter fare questa operazione. Comunque fate quello che vi ho detto io per risolverlo al 100%. Iscrivetevi sul nostro canale YouTube Saper Fare, attivate la campanellina e se volete mettere un super grazie, grazie già in anticipo. Ciao a tutti.